No, oggi veramente male, 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 male. Yannick Sinner che perde contro Matthias Berdut a Mulhern-Le Captif. È vero, l'atmosfera oggi probabilmente l'ha pagata Sinner perché aveva tutto il tifo contro, perché insomma il francese era super tifato dal caldissimo campo centrale del Challenger francese. Però insomma oggi Yannick ha veramente giocato male, male, male in generale, perché non puoi, anche se a livello Challenger, sfruttare 4 palle break su 23, perché non si può, non le vinci le partite sfruttando 4 palle break su 23. Il mio non vuole essere un processo per Yannick, ma vuole essere un'analisi che oggi proprio dimostra il fatto che proprio Yannick non abbia giocato bene. Io credo che davvero oggi non sia neanche lontano parente rispetto alla versione vera di Jannik Sinner, perché anche nel tiebreak finale è un disastro col dritto, è davvero un disastro. Sul match point annullato poteva fare molto di più, perché aveva risposto bene, era entrato bene nello scambio, non ha preso però l'iniziativa. Insomma, tanti elementi che oggi non mi sono particolarmente piaciuti. In ogni caso stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni che comunque alla sua giornata no perde 7-6 al terzo set. È chiaro, non da un fenomeno, però da uno che oggi ha giocato una grandissima partita. Quale Bourguignon, che non so se voi ve lo ricorderete, però fatto sta, per dovere di cronaca ve lo dico, 3 anni fa portò al quinto set Andy Murray, l'allora numero 2 Andy Murray a Roland Garros. Però insomma, poco importa, è un giocatore da Challenger che oggi da Sinner andava battuto senza sì e senza ma. Mi è mancato un po' di carattere oggi, perché lo avevo visto molto meglio negli scorsi giorni, più determinato. Oggi non riusciva davvero a trovare i suoi colpi, non riusciva a trovare la dovuta serenità, la dovuta concentrazione. Non lo so se davvero sia dovuto appunto a questa atmosfera che gli stava intorno, oppure sia un problema personale. Sinceramente non lo so, non lo so e non lo voglio andare a sapere. Cioè, a me in questo momento me ne importa poco, l'importante è che Yannick davvero vada subito a reagire sin dalla prossima partita, cioè ad Anversa la prossima settimana. Se Yannick reagirà subito, da grande giocatore che io reputo sarà, cioè anche già mentalmente credo sia, a parte oggi questo brutto passaggio a vuoto, allora già sarei più tranquillo, perché una bella reazione subito dalla prossima settimana, dalla prossima partita, indicherebbe che comunque a Sinner questa sconfitta brucia, brucia come mai, insomma, brucia molto, evidentemente. Spero gli bruci a Sinner e abbia tanta voglia di rivalsa. Una cosa che è da correggere, penso sia cioè da correggere, perché a livello di potenza il servizio va forte, però non riesce mai con il servizio Sinner particolarmente ad ottenere punti diretti, e anche quello è debilitante, perché comunque andarsi sempre a giocare lo scambio, nonostante Sinner spesso lo faccia molto bene, comunque si fa anche sprecare diverse energie. Oggi però il francese ha giocato bene, bisogna riconoscere anche i meriti del francese, perché spinto dalla bolgia del suo pubblico, oggi ha davvero lasciato sfoggio a tutto quello che può comunque anche essere, avere il tifo a favore, perché comunque ti può davvero lasciare volare sulle ali dell'entusiasmo. Oggi per lui l'ha dimostrato, discese a rete, poi smorzate deliziose, prime vincenti, davvero molto bene oggi il francese. Male Sinner, ecco, io penso che l'unica combinazione per una sconfitta di Sinner oggi sarebbe stata
Partita super del francese che è arrivata. È brutta, bruttissima partita di Sinner che è arrivata. Questa combinazione ha fatto una vittoria 7-6 al tiebreak del terzo set del francese. Non mi allarmerei più di tanto, ma sicuramente un campanellino d'allarme, anche leggero, può arrivare in casa Sinner. Comunque, niente di particolarmente distruttivo e niente di particolarmente diciamo grave, perché alla fine appunto, stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni contro il numero 250 del mondo, giocando male nella sua peggior giornata, va a perdere 7-6 al terzo set. Quindi, ragazzi, insomma, stiamo parlando di questo. Comunque, mi aspetto subito, però, dalla prossima settimana una reazione. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Secondo voi, qual è la causa principale di questa sconfitta di Jannik Sinner? Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una valanga di mi piace al video e a questo punto arrivederci ragazzi al prossimo video.